Simone Angelosante, oggi in conferenza stampa avete ufficializzato questo appoggio a Forza Italia. Correrete con Valore e Abruzzo proprio a fianco del partito forzista. Sì, io sono il capogruppo di Valore Abruzzo, che è un gruppo che si è costituito in consiglio regionale già da qualche mese sotto l'egida del Partito Popolare Europeo. Già da parecchio tempo ci siamo federati con Forza Italia, le nostre azioni a livello regionale sono comune. Ci è stato chiesto di dare un sostegno fattivo in campagna elettorale alla lista di Forza Italia, dai vertici di Forza Italia per l'appunto, e noi abbiamo accettato perché crediamo nella componente liberale e moderata nell'ambito delle forze del centrodestra che si avviano a vincere le prossime elezioni nazionali. La proposta di Valore Abruzzo per la nostra regione? Guardi, noi abbiamo fatto tantissime proposte già a livello regionale, ad esempio la legge sulla tutela e sulla salvaguardia dei tribunali minori ha in me il primo firmatario, tante altre leggi sono state fatte dai colleghi Marco Vecchio e di Gian Vittorio, che hanno caratterizzato quelli che sono gli interessi dei vari territori, Gian Vittorio per il Teramano e Marco Vecchio per il Chietino, e siamo intenzionati a portare avanti queste istanze anche a livello nazionale. Per ciò che riguarda la sanità, io mi sto battendo molto, ad esempio, affinché venga abolito o comunque rimodulato il numero chiuso in medicina, perché il vero problema oggi della sanità, anche abruzzese, è quella che non ci sono medici a causa di una sciagurata politica di chiusura ai nostri giovani, che oggi ci vede costretti, ad esempio, a chiamare medici da altre nazioni.